Buongiorno, oggi è 20 luglio. 20 luglio, sì, è lunedì comunque. Mi sono svegliata, ho fatto colazione, ho iniziato il vlog un pochino tardi, infatti sono le 11 passate. Ho fatto le faccende e poi sono andata a ritirare dei sandali. Vi avevo detto nel vlog qui che avevo bisogno di sandali nuovi, perché comunque i miei si erano, quelli là di prima donna, famosissimi, si erano invecchiati. Avevo bisogno comunque di infradito che fossero un pochino più alti e che fossero con la suletta in gomma, comunque sughero, per una questione di piedi, di schiena. Vabbè, ho fatto un discorso enorme, inutile. E come sono tornata a casa, ho ordinato subito online, però online al negozio dove io mi rifornisco per Lunatica Schizzetto, ho ordinato dei sandali, ve li faccio vedere. Sono andata proprio, sono tornata a casa perché sono andata a ritirarli. Vi faccio vedere. Allora, eccole qui, ve le ho esposte in questo modo anche sull'asciugamano da mare. Ho messo un asciugamano da mare sotto alle scatole perché comunque non potevo sapere dove potevano stare le scatole, non poteva essere, non è molto igienico metterle sul letto, ma questo a prescindere. Vabbè, dopo quest'altra rottura di balla, allora ve le faccio vedere. Il primo paio è questo qui, con, allora, tutte quante hanno l'elastico alla caviglia, perché io le scelgo o con elastico o con cinturino ben stretto alla caviglia. La fantasia è pitonata e ha questo fiocco. La suola è fatta in questo modo, quindi in gomma, come piace a me, quindi come la preferisco io, più comoda e quindi un pochino pure più alta, non raso terra. E queste le ho pagate soltanto 10 euro. Sono molto molto belle. Stesso modello, però questa volta in dorato. Eccole qua. È sempre 10 euro il prezzo. Eccole qua. Poi c'erano queste qui gioiello. Queste sono anche più alte, hanno la gomma più alta rispetto alle altre due. E le ho scelte in dorato, comunque dice champagne sulla scatola, con le pietre rosa, molto molto belle. C'erano anche con le pietre bianche, se non mi sbaglio, e queste costano 13 euro. Sono bellissime, eccole qua, hanno pure qualche pietra pitonata se ci fate caso. Ok, e ultime queste qui, sempre 13 euro. C'erano anche in argento, anche quelle lì con le pietre c'erano anche in argento. Questa qui più semplice, diciamo, con questi brillantini, e sempre la suola fatta in questo modo, 13 euro. Poi, siccome gli orecchini, quelli non mi bastano mai, gli orecchini semplici soprattutto, eccoli qua, al prezzo di 5 euro ho acquistato questi qui. Guardate come sono, opla, vabbè, faccio vedere come sono fatti questi cerchi, fatti in questo modo. Ecco qua. Poi sono passata da Pilato sperando che avesse ancora i dentifrici in offerta, ma ahimè era rimasto solo questo qui. Volevo fare un'altra scorta perché comunque il prezzo era veramente conveniente, e poi ho preso sempre in offerta questo Tesori d'Oriente, non ricordo il prezzo, ve lo metto in sovrimpressione, Jasmine di Java, bello, sono tutti belli, Tesori d'Oriente. Questo caldo fa solo venire voglia di dormire. Allora, adesso credo che ma come vedrò una serie TV, qualcosa su Amazon Prime. Allora, sono a letto, oggi non ho vloggato molto,
fatto la mia skincare serale e leggo qualche altra pagina del libro. Questo, come vi ho fatto vedere prima, nati con la senza camicia e non solo di Catena Fiorella. Buonanotte.